è il giorno dei martiri per Papa Francesco in Uganda, martiri cattolici e anglicani, testimoni dell'ecumenismo del sangue sulla collina di Namugongo. Il Papa lo inizia visitando il santuario anglicano e raccogliendosi in preghiera davanti all'albero della tortura, una delle ricostruzioni delle atroci torture e mutilazioni subite da 25 martiri cattolici e anglicani tra il 1884 e il 1887. Poi raggiunge il vicino santuario cattolico e prega davanti all'altare che conserva le reliquie di San Carlo Luanga, capo dei paggi alla corte del re Muanga e arso vivo insieme a 21 altri cristiani. Più di 100.000 fedeli lo attendono nel parco del santuario, dove il pontefice celebra la messa su un altare allestito di fronte ad un lago artificiale. Se come i martiri raviamo ogni giorno il dono dello spirito che abita nei nostri cuori, dice Papa Francesco, allora certamente diventeremo quei discepoli missionari che Cristo ci chiama ad essere, per le nostre famiglie e gli amici, ma anche per chi non conosciamo e persino per chi potrebbe esserci ostile. La testimonianza dei martiri, prosegue il pontefice, mostra che i piaceri mondani e il potere terreno non danno gioie, pace e durature. E invece la fedeltà a Dio, l'onestà e l'integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene degli altri a portarci quella pace che il mondo non può offrire. E noi possiamo onorare l'eredità dei martiri quando portiamo la loro testimonianza a Cristo nelle nostre case, sui posti di lavoro e fino al più remoto angolo del mondo.